Due profumi marmellatosi perfetti per la primavera. Sono due creazioni abbastanza recenti create dai meravigliosi nasi di Nathalie Lawson e Olivier Crespe. In questo caso Olivier Crespe ha contribuito alla creazione di Extra Rouge di Nina Ricci, che è questa bellissima e deliziosissima mela, tutta in gomma, che presenta una piramide fruttata molto molto indicata per la primavera. Abbiamo il lampone, il ribes nero, il tè, la vaniglia e la pralina. Ne viene fuori una sensazione fruttata mai troppo stucchevole, mai troppo pesante, che io mi sono spruzzata sulla mano e secondo me è proprio ideale per questo periodo, perché non eccede nella parte zuccherina, ma vi farà sentire comunque coccolate da questa parte rossa del lampone e naturalmente della base un po' più golosa vanigliata. Quindi qui abbiamo un effetto gourmand, ma non troppo pesante. E dall'altra parte abbiamo Party Love di Escada, che è questo cuore che si apre alla base, e veramente qui abbiamo un'esplosione zuccherina meravigliosa. Non vi sto dicendo che sia il profumo più naturale e più sofisticato sulla faccia della terra, ma è davvero molto molto buono. Tra i due io sicuramente lo preferisco perché spinge di più sulla parte più appunto golosa edibile. Abbiamo una creazione innanzitutto del 2023 che apre con ciliegia, ascendere, panna montata, sul fondo troviamo cupcake e vaniglia. Ma che cosa vi devo dire di più? Qua abbiamo proprio un'esplosione fruttata, ciliegiosa, che ricorda tantissimo un dolce appunto alla ciliegia, con questa parte più golosa data da una glassa o una crema, insomma, un dolce a tutti gli effetti. Anche qui, nonostante la presenza di questi elementi, possiamo permetterci di utilizzare questo profumo per tutta la primavera, perché non eccede mai, nel travolgerci con la parte di zucchero. Fatemi sapere quale marmellata utilizzerete tra queste due. Un bacio, ciao!